abbiamo il dovere di commemorare il 25 aprile, ecco perché oggi sono qua a Berceto con il sindaco Lucchi e tutti gli anni vengo molto volentieri perché dobbiamo abbracciare la nostra comunità e ricordarci tutti insieme che quei morti, quel periodo tragico deve servirci e deve essere una memoria. Questa è la nostra testimonianza che deve essere un modo per essere più ottimisti per il futuro, più vicini e più comunità. Zucchi. Smonti dalla notte, dormi alle 11, hai apri il fuoco anche poi. No, non ce l'avrei mai in faccia. Uno. Buongiorno a tutti. Abbiamo appena terminato una celebrazione analoga a Ghiare di Berceto, dove andiamo anche sempre nell'ultima domenica di giugno a ricordare la battaglia del Manubiola. In tutto il nostro comune, da tutte le parti, Bargotto, il Passo della Cisa, il Ponte degli Stadi, anche qua a Berceto ci sono dei posti dove sono state uccise, trucidate tante persone, perché la resistenza si è svolta prevalentemente sui nostri monti. Abbiamo avuto anche dei comandanti partigiani, tra l'altro questa piazza è stata intitolata proprio a Giuseppe Molinari, che è stato uno dei primi, trovandosi a casa in licenza l'8 settembre, invece di rientrare come sottotenente dei colonnelli, degli alpini, ha deciso di organizzare in prima persona, perché non c'era ancora l'organizzazione nel settembre del 43, di organizzare una propria squadra sui nostri monti e combatteva tra la Cisa, su Cisa e in queste zone. Come vedete, poi non sono neanche riportati tutti i nomi, abbiamo diverse lapidi piene di nominativi di persone che sono state uccise o sono state vittime della guerra e anche delle battaglie per la liberazione. Ci sono anche dei bambini, perché poi ci sono stati dei morti con le bombe, come che ritrovavano e pensavano di giocare, invece poi morivano in queste cose. Ci fa piacere ricordare il 25 aprile, che come ha detto Meuccio Berselli, che poi terrà l'orazione ufficiale. Forse non, in questi anni non siamo riusciti in Italia a farla diventare una vera e propria festa di popolo, come è giusto e come succede in altri paesi, immagino anche la Francia e tanti altri paesi, che sono riusciti invece a trasferire questo in tutti. E noi abbiamo fatto molta retorica in questi anni e forse non abbiamo trasferito alle nuove generazioni degli ideali importanti legati alla democrazia, all'importanza della Costituzione, l'importanza della libertà, al comportamento che dobbiamo avere come cittadini, che comporta avere dei doveri ma anche dei diritti. Quindi è un impegno che ognuno di noi dovrebbe prendere e portare avanti e ricordare soprattutto le conquiste che queste sofferenze hanno portato al nostro paese. Dicevo che il suffragio universale, che oggi sembra una cosa ovvia, far votare anche le donne, è nato nel 1945 e la prima volta che è stato utilizzato nel 1946. La Costituzione, cioè un qualche cosa che dovrebbe indurre tutti a riconoscersi in leggi, e le costituzioni di solito sono fatte per rispettare le minoranze delle persone, e quindi è un qualche cosa che va salvaguardato, va tutelato e andrebbe modificato con intelligenza e con capacità, e non da una sola parte ma da tutto il Parlamento, per adeguarlo ai nostri giorni. E poi la libertà, che la diamo per acquisita, anche perché nella nostra memoria o nei ricordi che ci hanno fatto, quelli che lottavano e che toglievano la libertà magari lo facevano con l'olio di ricino, i manganelli. Oggi questi diritti vengono tolti in un modo molto più subdolo,
e non sappiamo se siamo in grado, come sono stati in grado loro di difendere e di desiderare la libertà come l'hanno desiderata loro. E quindi vorrei, mi piacerebbe che ognuno di noi si facesse un esame di coscienza e trasferisse questi ideali, li spiegasse il più possibile ai giovani, alle giovani generazioni, che magari non siamo più capaci di educare o di fargli vivere queste cose, questi ideali che diamo per acquisiti, invece andrebbero conquistati ogni giorno. Come dicevo, abbiamo delle lapidi piene e ne mancano anche, e ci sono anche tanti altri posti del nostro paese, già il capoluogo, ma anche qualsiasi frazione che noi giriamo, ci sono state delle sofferenze che andrebbero ricordate. Non solo chi è morto, non solo chi ha sofferto, ma anche le loro famiglie, che le ha cambiata, che le ha cambiata la vita. E quindi dobbiamo avere molto rispetto per queste persone, ricordarle giustamente, ma soprattutto tramandare quelli che sono stati degli ideali che ci hanno portato la libertà, la democrazia, quindi anche il benessere. La parte opposta della nostra provincia sul Po, persone che abbiamo conosciuto anche a Verceto, perché i vercetesi durante l'alluvione del Polesine sono stati generosi e hanno ospitato anche delle famiglie che erano sfollate da queste zone invase dall'acqua e dall'alluvione. Poi anche il direttore del consorzio di bonifica, volevo ringraziarlo pubblicamente, visto che è sempre difficile ringraziare e avere riconoscenza, ma ci aiuta in tanti modi a tentare di provocare meno disagi nel nostro territorio, visto che abbiamo tante frane, tante strade in brutte condizioni, e anche il rispetto del nostro territorio. È un ideale che ci viene proprio dalla democrazia e dalla libertà, che dobbiamo avere rispetto quindi anche delle nostre tradizioni. Lasciamo la parola a Meuccio Berselli, grazie. Sì. Parto attenti. Riposo. Grazie, buongiorno a tutti. I giorni scorsi il Ministero della Difesa, con il volto scarno segnato dalla guerra e dalla privazione. Questo giorno è il giorno scelto come simbolo di libertà e di rinascita democratica dopo gli anni della dittatura. Avrebbe dovuto essere, lo è, un giorno di festa, un giorno di orgoglio e un giorno di coesione sociale. Però purtroppo non ci siamo riusciti, come diceva anche il sindaco, non siamo stati capaci. Alcuni figli di ex fascisti raccontano che per i loro padri il 25 aprile è una data qualunque e ancora molti rimangono indifferenti. Quindi la liberazione non è purtroppo ancora un valore assoluto,